terza vittoria consecutiva, 3-0 col Carpi, un inizio di ripresa veramente stratosferico. No, è stata una serata, una giornata bellissima, no? Per noi positiva, che ci darà molta forza per andare avanti, perché proprio queste partite qua, che giochi contro squadre fisiche e poi anche con qualità, no? È difficile portare a casa i punti e abbiamo dimostrato tanto oggi. Prima Zilischi ha servito Maccarone, tu per non essere da meno, come ha fatto la mezzala dell'altra parte, hai fatto pari per il 3-0. Sì, ma Zielinski ha messo una palla veramente stratosferica, no? Se ero io al suo posto tiravo, no? E poi visto che lui c'ha grandissima qualità, e poi sì, io visto che il primo tempo potevo mandare in porta Macca, mi sentivo un po' in debito e meno male che lui ha fatto un grandissimo movimento e poi io lì ho messo la palla lì e era perfetto, sì, e sono contento anche per Massi. Chiudiamo il 2015 con una gara sicuramente per te particolare, per l'Empoli è un nuovo scontro diretto, al di là di quello che dice la classifica, che sfida sarà a Bologna? No, come già detto, no, per me è la sfida dell'anno, no? Che gioco in un ambiente che mi ha dato tanto, mi ha sempre sostenuto, una società che mi ha fatto crescere molto, e tornerò lì con ricordi bellissimi, però con la voglia di portare a casa punti. In campo non ci sarà amicizia, però è normale che fuori dal campo sono anche legato a un anno che abbiamo fatto la promozione, è normale che un giocatore ci torna volentieri, no? Però per me esiste solo Empoli ora e dobbiamo andare avanti e cercare di portare qualcosa a casa. Riccardo, partiamo dal gol e dall'esultanza seguente, quanta voglia intanto devi tornare a segnare e soprattutto l'hai dimostrato? Avevo molta voglia di tornare a fare un'ottima prestazione e l'esultanza è stato un ringraziamento per il mister, perché nell'ultimo mese mi ha sempre permesso di giocare al primo minuto nonostante io mi sia allenato poco, e quindi lo volevo abbracciare per questo e per la previsione che aveva fatto a fine primo tempo dicendomi che avrei determinato la partita nel secondo. Abbiamo 24 punti, se qualcuno l'avesse detto a agosto cosa avresti risposto? Ma credo che 24 punti siano anche giusti, credo che ne abbiamo lasciati anche qualcuno per strada, perché soprattutto all'inizio abbiamo perso qualche punto che avremmo meritato. All'inizio stagione ci sono sempre cose da sistemare, non bisogna mai fare pronostici guardando il ritiro, la preparazione estiva, perché ci sono elementi non chiari per poter definire quella che potrà essere la stagione. Avevamo molta fiducia, abbiamo un anno in più di esperienza sulle gambe, soprattutto nella testa, e questo ci ha permesso di arrivare a 4-24. Macca ti ha raggiunto in cima ai cannonieri dell'Empoli stagionali, sarà un duello fino alla fine? Sì, me lo auguro, mi auguro che Macca potrà arrivare di nuovo in doppia cifra, sarebbe un traguardo veramente indescrivibile per lui, vorrei arrivarci anch'io perché me lo sono preposto a inizio anno, però l'importante è che continuiamo su questa linea d'onda tutti insieme. Cos'è successo appena rientrato in campo? Non è successo nulla, è successo che magari si sono trovati impreparati loro, perché nel primo tempo ci hanno chiuso veramente tutti gli spazi, si sono chiusi tutti dietro e noi siamo riusciti nel secondo tempo a trovare subito la via del gol, dove poi la partita penso sia aperta e siamo riusciti a fare anche gli altri. Meglio Zielinski o meglio Buchel? Chi ti ha servito meglio? Tutte e due grandi assist in maniera diversa, però state due veramente palle importanti e questo dimostra la qualità che abbiamo nel nostro centrocampo. Qualità del centrocampo, ma di una squadra che ha fatto 24 punti, sei il capitano di questa squadra, un orgoglio sicuramente enorme. Sì, sono molto felice e orgoglioso di essere capitano di questa squadra, perché sono tutti ragazzi molto bravi, giovani, che faranno parlare di sé nelle loro carriere nel futuro, e quindi mi fa molto piacere. Saponare e Maccarone capocannonieri, Sapo ha detto, andiamo tutti e due in doppia cifra, poi vediamo chi ne fa di più. No, beh, l'importante è fare gol utili per la squadra che aiutino a raggiungere il nostro obiettivo. Poi è normale che se si arriva tutte e due in doppia cifra vuol dire che ci siamo arrivati presto. Un anno che si chiude, quale momento scegli del 2015 azzurro? Eh,
ce ne sono tanti, però c'è ancora una partita, quindi magari sarà anche la prossima.